Metti quattro professionisti ed uno prestato alla politica. La grande amicizia che li lega, l'amore per la musica e l'impegno nel sociale. Nasce così I padri di figlie femmine. Il gruppo ha partecipato con gioia alla serata organizzata dall'onorevole Sandra Cioffi e da Fiorella Susinno in favore di Antea, l'associazione che segue i malati terminali. Abbiamo fatto diversi concerti anche qui alla Ciliuto, un ringraziamento anche a Giovanni Samaritani per ospitare questa serata questa sera e anche le altre che abbiamo fatto in favore dei terremotati. Oggi Antea, associazione meritevole della nostra solidarietà, del nostro sostegno, per l'impegno quotidiano che dimostra, e nell'ambito del Marzo Donna. Quindi ci dà l'occasione di fare due cose bellissime, di fare arte, di fare musica e di farlo per le donne. Per cui grazie di questa occasione Sandra, grazie Fiorella, grazie. Ma questo progetto musicale diventerà uno spettacolo nel corso del tempo, speriamo di portarlo a teatro e in giro per l'Italia, e si intitola Musica dell'altro mondo. È la musica appunto dell'altro mondo, dal Messico al Sud America, è una musica bellissima che non sentite spesso nelle radio, ma una musica molto bella, molto romantica, che tocca il cuore. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Rimane affascinati dal virtuosismo di Carlo Vaccari al piano e dalla bravura di Angelo Capuzzimato alla batteria, di Andrea Panzera alla chitarra e di Mimmo Imperiale al basso. E naturalmente dalla voce e dalla capacità di intrattenitore e showman di Simone Baldelli. Hanno cominciato proprio così, con la chitarra e poi piano piano noi l'abbiamo un po' rimaneggiato. Se dice que eu desafino amor, sabe que isso em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado de ouvir-lhe para o céu. Il repertorio del virtuoso gruppo comprende anche musica italiana. Certo che a vedere te sembrava facile. Era il tempo in cui cominciavo a sentire musica insieme a te. È stata una serata eccellente per il talento, per il cuore che molti italiani hanno. Ci auguriamo che ce ne siano tante altre.